C'è anche Ormoni e Neuroni, il primo reality ambientato nella mente. Tu chi è stavolta? Ma? Scopriamolo insieme. Sì, dai. Il nostro cervello è diviso in due emisferi. L'emisfero sinistro, la nostra parte razionale, certo. E l'emisfero destro, la nostra parte emotiva. Chiamiamola così. Ed è la loro interazione che determina le nostre azioni. Sì, si è messi bene. Aia, Vince Cinzio. Bel nome, complimenti. Insieme da una settimana. Amore, sei sicuro che non vuoi vedere la partita? Ma no, ma figurati. Come veramente? Sai che quando sono con te non ho bisogno di nient'altro. Ma no, siamo impazziti. Ma proprio il giorno della semifinale dei mondiali. Infatti. Questo film è proprio bello e coinvolgente. Ah, ma sì? Quale? Che film? Davvero, amore. Vai, sono contenta che ti piaccia. La semifinale. Ma proprio stasera dovevano dare marmellata di cuore in TV. Stai cosa? Calmo, l'amore, deve andare a bere. Questa sera noi guardiamo il film con lei. Ma domenica, quando ci sarà la finale, lei vedrà la partita giusto. Con noi. Oh. Sì, sì. Vai. Sei convinto? Sì, sempre che vada in finale. Appunto. Sinceramente, amore. Ma che scherzi. Vorrei non finisse mai. Bene, perché domenica c'è la seconda parte e la guardiamo insieme. A cosa? E la finale? Vabbè. Marmellata di cuori. Come no? No, è che mi dispiace dover aspettare sì, così tanto per vedere come va a finire. Certo. Chiaro, no? Vabbè, io l'avrei già presa prima. Non disperarti, voglio dire che cosa vuoi che sia la finale della Coppa del Mondo in confronto al vero amore, Beh. E poi magari questa sera noi e lei. Ah sì? Sì. Non ne frega nulla. Amore mio. Sai che forse almeno un mese. Come vanno le cose? Cosa stai pensando, amore? Cosa penso? Penso che siamo stati gli unici italiani a non aver visto la finale dei mondiali. Va bene? Vabbè, è solo una partita di calcio. Si è tenuto anche la gazzetta. Una partita di calcio dall'82 che speravamo di vincere il mondiale. Vero. Dai. Che sarà mai? Amore, ormai è da un po' che stiamo insieme. Ma tu che cosa provi per me? Ma che cosa provo? Dai. Forse è meglio dire che cosa penso. Io penso che tu sia una strana. Vabbè, senti. Straordinaria ragazza. Straordinaria. No, no. Sono d'accordo. Un putiferio di emozioni. Sì, ecco. Troppo bella ragazza. Ecco. E quindi? Quindi va. Sono calmo. Oh. Quindi? Quindi ti amo. Ah, quindi ti amo. Ma dai. Se l'hai bevuta? Sto. No! Ah, ecco. Vediamo un po'. Da un anno, figurati. Ti ricordi che dobbiamo andare da mia madre questo fine settimana, c'è già vero? Sto tono, Sì. Te lo ricordo. Ah, ricordati di fare la spesa. Pure. Anche la parte razionale. E di portare dal meccanico a prendere la mia macchina. Scappa! Ma mi distrae! È colpa mia, aspetta. Cosa fanno? Che trucco è? Che? Sì, certo. Pilota automatico, sì, certo. Sì, certo. E domani vado al parrucchiere, ricordati di venirmi a prendere. Sì, certo. Ricordati della tintoria. Sì, certo. Sì, certo. Funziona. Sì, certo. Beh, bellissima questa idea. E domani è il compleanno di Cristina, fatti trovare pronto alle 8. Sì, certo. Ecco. Sì, vabbè, ma mi distrae. Chi distrae, lei? Sì, certo. Cos'è? Com'è il trucco per lei? Si non sentirla. Ma cosa starà dicendo? Però è un bel bocconcino. Vabbè, certo, basta rispondere sì certo. Ma cosa starà dicendo? Sì, scappa! Ma sembra arrabbiata, Ma si possono mettere sottotitoli? Sentiamo. Hai capito? No. Ma mi ascolti quando ti parlo? Tanto. Sì, certo. Cosa ho detto? Che cosa hai detto? Che ha detto? Chi? Lei. Scopa! Allora, che giorno è oggi? Che giorno è? Lunedì! Lunedì! Non intendevo quello! Il 26! San Claudiano! Ma no, è il nostro capito. Anniversario! Sentivo aia. Puzza di anniversario! Aia! Ma sì, ti stavo solo prendendo in giro! Che mi ricordo! Ah sì? E dove siamo stati? Alla trattoria! In trattoria? Giusto? Quale? Vai. Quella dove si mangia? Come l'ho vestita? Come l'ho vestita? Male. Questa è difficile. Sì. Sì, vabbè. Le ripeto una per volta. Sto aspettando? Sì. Un attimo. Momento, ci sto pensando. Allora le ripeto la domanda. Sì, vabbè, adesso. Che tipo di abbigliamento aveva? Vabbè. Allora, avevi una maglietta rossa con delle righe bianche. Giusto? Giusto. È andata? E che scarpe avevo? Domandone. Il domandone? Che tipo di calzature? Dai, è impossibile. Calzava? Ma no, dai. Il tempo scorre. Eh sì.
Andiamo. Dai, dai. Calzava dei sandali. No. Sandali. Aia. No, avevo il sabò. No. Però è più o meno. Ai, 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 mi è caduto sul sabò. Vedi che non ti ricordi mai le cose importanti. Importantissime. Questo è un gioco. Un gioco. Un cazzo. Io sono stanca di farti da serva. Vai in bagno e lasci l'asse sollevato. Vabbè. E mo basta! E lasci i calzini bianchi per te, e allora? Io non ce la faccio! Ma che cosa mi ha combinato? Ma come? Vaffanculo! Ah, pure te! Ha perso i freni.